Eccoci qua, siamo tornati con un nuovo video, un po' particolare questa volta. Un recap. In cui in mia compagnia l'avete già sentito purtroppo, lo volevo presentare, ma c'è Seba. Eccoci, salve ciao a tutti. E niente, quindi dicevo, siamo qui con una cosa un po' particolare perché siamo stati a Nazio, o meglio, al weekend del Nazio, perché a partecipare c'era solamente Seba, infatti come vedete c'è un solo fix center. Esatto. Io sono salito la domenica, mi sono fatto qualche side event. Hai fatto qualche acquistino? E ho fatto vedere qualche acquistino, sì, giusto. Sì, sì, giusto, tipo loro. Loro due bellissimi. Loro due bellissimi. E niente, quindi recapino. Quindi siamo qui per un recapino. Sì, è un Seba ci racconta cosa, com'è andata di me, no. Com'è andata? Parliamo com'è andata. Com'è andata? Allora, perché era il tuo primo, era il tuo primo poi. Era il mio primo torneo grosso in proprio di sempre. È la prima volta che faccio un torneo del genere. Molto molto bello, molto molto faticoso. Per chi non c'è stato, è stato un Nazio veramente impegnativo, perché uno è partito in ritardo. Siamo partiti verso mezzogiorno e i turni erano 8 perché avevamo circa 1300 e abbiamo terminato l'ultimo turno alle 10 un quarto di sera. Infatti dopo 10 ore io ero veramente fuso, non sono veramente abituato a così tanti turni. E difatti ho fatto 9 punti, non un granché, 2 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi. Il problema è che diciamo le sconfitte le conto un po' meno perché ho fatto subito 3 pareggi, anzi scusami, 2 pareggi, e poi andando a perderne una praticamente ero già fuori dal secondo giorno e l'ultima partita l'ho giocato un po' peggio e quindi vabbè, certo, poi andando in là con l'ora, col tempo, esatto, ero sempre più stanco e non ce la facevo. E infatti unica pecca, Lazio molto bello, molto divertente, unica pecca è il tempo. Secondo me hanno gestito un po' male le tempistiche, perché i turni erano da 40 minuti che per il meta attuale è troppo poco. E di fatti mi dicevi c'erano tantissimi pareggi. C'erano tantissimi pareggi, c'erano almeno 300 persone con 2 o 3 pareggi, qualcosa di assurdo. Cioè, infatti, come ti dicevo io domenica quando sono salito, cosa che sarebbe molto bella, ma capisco che con la velocità di gioco che c'è, con la modalità di gioco che c'è adesso, è impossibile fare, sarebbe che alla fine del tempo si fanno 7 turni. Esatto. Ma turni nel senso gioco io, giochi tu, giochi io, giochi tu. Esatto. Quando termina il settimo turno, chi ha più life point vince quel round. Esattamente, perché a me è capitato letteralmente 2 volte su 3 di quei pareggi che terminavamo sull'1-1, quindi andavamo alla side per il terzo round a letteralmente 30 secondi dalla fine della partita. E io e il mio avversario ci guardavamo e dicevamo: cosa facciamo? La giochiamo l'ultima? No, se vuoi ti canto una canzoncina. Esatto, se vuoi ti canto una canzoncina. E come dicevo io, la cosa dei turni è bella, perché ci sono molti molti meno pareggi, c'è molta meno possibilità di pareggiare. Esatto. Solamente se proprio sei 1-0 e chi vince di life point, esatto, i turni. Ecco, ma proprio perché adesso col meta attuale è impossibile. Cioè tutto si conclude in 2-3 turni massimo. Quindi veramente mettere una roba del genere sarebbe rivoluzionaria, o almeno aumenti il tempo, perché dopo 40 minuti pochi di partita c'erano 40 minuti di attesa tra un turno e l'altro, veramente troppo. A sto punto potevi fare 1 ora di partita ogni turno e poi 20 minuti, mezz'ora di... Esatto. di come si faceva ai tempi miei. Quelli che risalgono a questo bellissimo tappetino. Esatto. Perché quando ancora c'erano i turni, alla fine del tempo, io giocavo Chamberlain, puoi ben capire. Ok, non male. Però, torniamo alla qualità. Quindi, allora, abbiamo fatto un po' di acquistini, soprattutto Max, se c'è dato da fare, domenica. Questi sono, diciamo, i pick migliori. Sì. E come potete vedere, io presento questi di destra che in realtà ho preso io, ovvero un bel Baxia Secret e un bellissimo drago utensile Ultimate, veramente veramente carta figa, sono contento di essere riuscito a ottenerla. Poi chiaramente, come vi faceva vedere prima Max, abbiamo il field center che mi hanno dato per la partecipazione, questo lo davano a tutti. Mentre io, dato che ovviamente non avevo ancora fatto acquisti, non ho avuto la possibilità di giocarmi in app, mi sono
tolto uno scrupolo. Tolto uno sfizio, diciamo così, anzi un paio di sfizi. E mi sono preso questo bellissimo coniglio da soccorso collector. Bellissimo. Che a me il coniglio da soccorso piace tantissimo. E l'abbiamo visto, per chi ha visto lo sneak peek infinito lo sa molto bene. Lo sa molto bene. C'era anche il secret, quello originale. Sì. Però ho detto, va bene, in caso la prossima volta. Esatto, poi il collector è veramente fantastico. Collector è fantastico, perché poi il secret, la rarità del secret qua nasconde un po' la figura del certo. coniglio. Mentre qua si vede proprio molto molto bene e mi piace tantissimo. Mm-hmm. E poi, l'altra chicca, certo. la Cyber Jar Ultimate in americano, che è veramente spettacolare. Bellissimo. Mi piace tantissimo. Poi questa è veramente... intoccata, è proprio un Irmint, sì. È veramente veramente bellissimo. Confermo. Nulla da dire. Perché li metti fuori dalla... Scusami, c'hai ragione, sono dei tesori. Ok. Mi sono emozionato. E visto che non siamo contenti ultima, qua... No, ultima, scusami. Sì, dimmi. Ultima curiosità barra cosa divertente. Certo. Di animali da soccorso ce ne sono quattro, giusto? C'è il coniglio, c'è il furetto, il criceto, c'è il criceto, c'è il gatto. Noi abbiamo aperto un blister, sì. perché là abbiamo preso due o tre blister, abbiamo aperto un blister e all'interno abbiamo trovato una magia dove ci sono il furetto, il gatto, il coniglio e il criceto. Tutti insieme, vero? Tutti insieme che stanno salvando un riccio. È vero. Ed è spettacolare. Non l'ho portata dietro. Non l'hai portata, ve la faremo vedere magari in futuro. Esatto. Allora, detto questo, passiamo non al piatto forte, perché io direi che queste cartine sono già al piatto forte, però abbiamo un'altra cosina da mostrarvi, giusto sì. per, diciamo, non fare un video di qualche minuto. E, ovvero un bel box dell'ultima espansione uscita, visto che ancora l'unboxing non l'abbiamo esatto, fatto. Quindi ovvero... giro di mischiare il cap del Nazi, sì, diciamo così. Un bel unboxing, un bel unboxing. Buttarci un bel unboxing, quindi duellanti leggendari, duelli delle profondità, ultimo box uscito, tante cartine interessanti. Io vorrei trovare la Ghost, la Ghost 101, che è esatto, c'è la nuova Ghost Arca, bellissima, e soprattutto c'è la ristampa di Droplet, il Ultra, che ha abbassato leggermente, non di tanto, di circa 20 euro, però ha abbassato un pochettino i prezzi delle droplet. Carta veramente, veramente fortissima, soprattutto al Lazio, io te lo dico, mi sono preso tante di quelle droplet nei denti che purtroppo non mi è restato che piangere. Io ti posso dire, ho giocato un side event, era un Winamat. Sì. Il primo round ho giocato contro un Eldritch, sì. che fino è arrivato 3 minuti dopo, se stava a casa sua per altri 2 minuti me la davano vinta, poi l'ho perso ovviamente. E le droplet le ho utilizzate solamente in battle per andare sopra all'Eldritch. All'Eldritch, giusto, giusto. Fortissimo. Va bene, allora io direi che possiamo preparare le bustine e ci sentiamo fra pochissimo. Bene, pacchettini pronti? Pronti, tranne il fatto che stai tagliando la testa al povero Marco. Però non ci sta tutta nell'inquadratura, quindi ci racconteremo. Marco si accontenterà di quello, tanto ci sono 22.000 Marco qua dentro. Va bene. Quindi va bene così. Sono 18 pacchetti, scusami, a testa. 18 pacchetti a testa, sono 36 per box. E 5 carte dentro, perché è un'espansione da super Sius. No, questa mi sa che è common e super barra ultra. Ok. Però non sono garantiti tutti i pacchetti, se non ricordo male. Adesso vediamo comunque. Io direi di partire subito con la bustina aperta bene, se ci riusciamo. Hai detto bustina aperta bene perché sai già che la apri bene. Sei esatto. andato avanti. Ecco, invece l'ho visto. Come giusto che sia. Allora, qui non so il trick, quindi la apriamo così e vediamo un po'. Allora, Oceano della Battaglia Marincipessa. Oh no. Remorike Seas, pescatore leggendario. La carta iconica di Marco. Numero 71, squalo Rebarian. Non l'ho mai visto quello. E squalo doppie pinne. Ok, quindi la rara in fondo. E se non ricordo male, la ultra super ha possibilità di essere prima della rara. Quindi la quarta carta. Però il numero 71 io non l'ho mai sentito. Io nuovo, penso che siano nuove come carte. Ce ne sono. Hanno fatto comunque delle stampe nuove. Non ci sta, perché se fosse tutto ristampo. Io ovviamente sono un chirurgo. Bravo. Quindi questa me la tengo io, se si scanna. Niente. Allora, alza rango magico il settimo. Squalo sciabola. Lemuria, la città dimenticata, qualcuno se la ricorderà dal viaggio. Dal viaggio.
Cyber Squalo e una principessa fanciulla assonnata. Ok. Quindi sì, sono 4 combo e una rara con possibilità di super o ultra nella quarta carta. TT. Un'altra bella ristampa di TT. Marincipessa, roccia marmoria. Un altro squalo sciabola. Alza rango magico, caos rapido. E la rara è settima eternità, con 105. Questa è arca, no? 101 allora. Questa è C-qualcuno. Non so se è C-101. C-101 lui è. Sì, C-101. Ok, vediamo se riesco ad aprirla bene anche per te. Meme dell'uomo mascherato col mantello che dice il mio lavoro qui è finito. Perché ma anche c'è ormai un perurbio, quindi finalmente possiamo poi non fare più tagli dopo il video. Lemuria. Pescatore leggendario, roccia marmora, rabbia di Kaioshin, bellissimo, e Levia dragone d'Edano. Tante belle cartine vecchie, tanta roba. Andiamo avanti, adesso le posso distruggere, cosa che chiaramente prima non ho fatto. Alza rango magico il settimo, mamma mia, Frostosaurus, vecchissimo, una lemuria. Oh, trapera. La prima super CXS Cavaliere Nashk. Secondo me è una nuova. È una carta nuova. È un nuovo supporto. Ci sta per Chaos. Sì, Chaos CXS. E poi la rara è un Levia Dragone Dedalo. Bene. E ora chiudo. Ammazzare i pacchettini. Voilà. Allora, partiamo con un Frostosaurus. C101, oscurità, onore, silenzio. Ok, quindi confermiamo che quella del primo arco, sì, che era C101. Esatto. Ma principessa chirurgo blu, io in versione ma principessa. Esatto. Ma principessa cavalluccio marino. E poi una trappola che è anello di bolle ma principessa. Non so se è nuova quella trappola lì. Mi sono mai interessato all'arte, tipo. Tu lo giocavi una volta? Io lo giocavo, però non è una carta che si giocava nel matto. Forse non so se è un supporto. Allora, chirurgo blu. Marincipessa, cuore delle meraviglie. Furia di Kaioshin, che sercia l'attributo torrenziale. Wow. Squalo motosega. E ancora una fanciulla assonnata dei Marincipessa. Furia Kaioshin, ok. Alza rango magico il settimo. Squalo sciabola. Un'altra lemuria. E settima eternità. Ok, tra l'altro mi sono accorto ora che sul box c'è scritto vai in scena la balena. Bellissimo. È vero che sui vari box ci sono le varie scritte un po' strane. Io non ci ho mai fatto caso, ma questa volta ho dovuto farci caso perché è veramente bello. Vai in scena la balena. Allora, partiamo con squalo sciabola. Onda marincipessa, questa è la trappola forte, sì, dei marinces. Cyber squalo. Ok. Marincipessa, cuore di cristallo. E la rara è uno squalo doppie pinne. Sempre bellini gli artwork degli squali. Non ho ancora capito cosa fa l'archetipo, però sempre bellini. No, è lì per un archetipo di... come si dice? Di... non è quello che fa squalo Bahamut. E poi evoca... però è un archetipo messo lì per estetica. Ah, per estetica, capisco. Cyber Squall. Frostosaurus. Rabbia di Kaioshin. Eccolo! Signore dei draghi dell'oceano Kaioshin. Bellissimo. E un altro Dedalo. Wow. Carta veramente la bella. Prima ultra. Prima ultra andata. Sono messo un tipo 2 o 3 le ultra. Quindi non ho la minima idea di come siano fatti i box. Diciamo delle... non mi viene in mente il termine. Comunque, rabbia di Kaioshin. Qua? Sì. Allora, dietro con la bustina qua c'è scritto il set completo contiene 29 comuni, 10 rare, 8 super e 9 ultra. Eh sì, però quante ne escono al box? Quello? Quello che c'è. No, certo. Marincipessa, cavalluccio marino, squalo motosega. Eccolo qua. È uguale. Signore dei draghi dell'oceano, Kaioshin. E la trappola è un ricircolo marinces. Quindi due ultra uguali. Magari c'è un box fallato. No. E troviamo due gol. Magari.
Ok, il me stesso blu, poi squalo motosega, oceano della battaglia mancipessa, remo exil e scogliera oscurità di Kaioshin. Oscura, pardon. Io me lo ricordo quel mostro qua comunque. Sì, sono tutti dei giallini bruttissimi, anzi scusami, bellissimi, pardon. Allora, nell'anime va in scena la balena, Max, va in scena la balena, balena cittadella, remo Rexis, pescatrice silenziosa, cyber squalo e la rara, eccolo, squalo Bahamut, che è un livello 4, quindi sì, quindi il rango 4, quindi gli squaletti fanno squalo Bahamut, e quindi va a fare l'Rexis rango 2 più forte del pianeta, ovvero Todavioso. Che è davvero spotente, tanto spotente che in Giappone lo hanno bannato. Allora, numero 71, squalo Rebellion, squalo, no, cyber squalo, squalo sciabola, vedi che non squalo c'era proprio, Kraken, il destino, bellissimo, ed è la nostra super, e settima e 30. Ok, quindi siamo a 1-1 praticamente. Yes. Cioè 2-2, scusami. Sì, 1-1. 1-1 di entrambe le rarità. Ok. Pescatore leggendario 3 o terzo. Forse è terzo in questo caso. Sì. Alza rango magico caos rapido. Attacco furtivo marino con sempre il nostro pescatore leggendario. Eccolo qua, un altro Kraken del destino. Ormai i pacchetti sono comunque sono tu copiati. Sei a 2. Ora sono a 2. Marincipessa, fanciulla assonnata. Niente, abbiamo i pacchetti uguali. No, io spero di trovare una super diversa da quel caucho. Sì. Sarebbe bello avere i pacchetti uguali, però se tu non trovi la Ghost non la trovo nemmeno io. È vero, questo è vero. Quindi alto rango magico, caos rapido. Alto rango magico il settimo. Vediamo se riesce a trovare anche l'altro. No. Tributo torrenziale, attenzione. Remoraxis e ricircolo magnus. Titti. Remoraxis. Pescatrice silenziosa. Marincipessa Pascalus. E un'altra fanciulla assonnata, ormai è... stanno dormendo tutti. Allora, un'altra Lemuria. Pascalus. Lanciere raggio nero, armatura completa. Bellissimo. Nice. Cuore delle meraviglie. E anello di bolle marincipessa. Allora, eccolo qua, il lanciere, roccia marmorea, pescatore leggendario terzo, quindi quello di prima, pescatore leggendario secondo. E qui ovviamente c'è... Il primo, no. È ancora il ricircolo delle Marinces. Vai, lo trovo io il primo. Vai, no, abbiamo già trovato prima, o no? Sì, abbiamo trovato i tre. Terzo, secondo, quindi primo, no. Squalo motosega, cavaliere Nash. E io ho trovato i CXS, cioè tu hai trovato la versione e abbiamo normale. Anche il caos l'alza rango magico, quindi giusto. Siamo a posto. E il furtivo marino secondo. Rabbia di Kaioshin, numero 71. Cavalluccio marino, un altro super, squalo cristallo, squalo livello 5 e un altro anello di bolle. Bene. Allora, Pascalus, cuore di cristallo, furia di Kaioshin. Mega balena fortezza, entra in scena ragazzi. Entra in scena la balena. E l'anello di bolle.
Quindi secondo me è rimasto una super. Una ultra. Quindi ci sono, siamo a 5 super, vuoi che ce ne siano altre 3? Secondo me sì. Onda Marinches, Lemuria, Ascalus, Opla, no, Cuore di Cristallo e la rara è il Ricircolo. Pacchetto full Marinches praticamente, a parte la Lemuria. Poi sempre parte di un mazzocco. Cosa qua non fa parte di un mazzocco? Kyogre Blu, Cavalluccio Marino, Oceano della Battaglia della Principessa, Angelo Marino. Non sei anche la quinta? No! No, doppio pin. Peccato, a questo punto volevo un full marine. Davvero. Ci avevo sperato. Mi bastava anche la faccia della giornata, ma era troppo stanco per uscire. Esatto. Furia, il cavallo del West. Marinches, Chirurgo Blu. Motosega. La Terreno dei Marinches. E la trappola con i mostri imbruttiti. Scogliera oscura di Kaioshin. Ma i pacchetti si stanno finendo. Sì. È tutto qua. Entra in scena la balena. Bellissimo. Arzango magico il settimo. Rabbia di Kaioshin. Pescatrice silenziosa. E settima eternità. Angelo Marino, il secondo pescatore leggendario, il settimo, eccola qua l'ultima ultra, Mega Balena Fortezza, quindi veramente le ultra uguali, assurdo, e Anemone Corallo, assurdo, due ultra uguali. Cuore delle Meraviglie, C101, Pescatore leggendario terzo, 71 e la trappola con i mostri ciottoli gialloni. Quindi se i calcoli sono corretti c'è rimasta una super, no? Dici che sono 6? Secondo me sono 6, ho questo presentimento. Rabbia, Sciabola, Cuore delle Meraviglie, C101 e un'altra scogliera. Perché di solito le super sono il doppio delle ultime. Vediamo. Non so in che modo. Tu dico, i ratio, ecco, non mi viene a mente. Il ratio delle secondarie, delle espansioni secondarie, non so effettivamente. Onda Marincipessa. Attacco furtivo marino. Frostosaurus. Eccola qua. Squalo cristallo. Uguale. Nice. E poi uno squalo doppio pin. Quindi in teoria questi pacchetti non c'è nulla. Vediamo. Leggendario 3, 71, Marincipessa, Angelo Marino e settima eternità. Anche 4 pacchetti, sì. Potrebbe essere. Quindi secondo me sono 4 ultra e 6 super. La balena cittadella. La pescatrice silenziosa, il chirurgo blu, no, ma in cipessa acqua argonauta, quindi 5 ultra, un argonauta e lo squalo bomb, quindi 5 ultra. Ah, questo non me l'aspettavo. Vediamo se riusciamo a pullare anche la sesta di ultra a questo punto. E 5 ultra, 5 super, mi sembra strano. Frostosaurus, cittadella, battaglia marine cipessa, medusa elettrica. Hola. E scogliera. 5 ultra, 6 super al momento. 7 super. 7 super. Ma no. Se c'è ancora una ultra e una super? Dici? Per fare 6 e 8? 6 e 8? No, non so, vediamo. Roccia marmora. Sebra squalo. Kaioshin. Ecco. Pescatore leggendario. E anello bolle. Ok, quindi in teoria se i calcoli sono giusti c'è una super e una ultra. I calcoli sono sbagliati. Sì, perché non ce ne siamo andati. E c'è una doppia common palese. Però, mai demordere, Chirurgo Blu, Cuore di Cristallo. Secondo me la ultra non c'è. Cyber Squalo. Bam. Spalamut.
È un Xyz. No, un Link. Oh, oh, sei ultra allora. Tra l'altro, ancora una volta uguali. È uguale. Ma è assurdo. Ma che box è? Uguale. Esatto. Io, allora, a voi, preferito. A voi, preferito. Arca, ma sicuramente non uscirà Arca da qua. Oh no, non ci penso, stai zitto. Scuola sciabola. Ma non ci penso a cuore di cristallo. Ma non ci penso a cuore delle meraviglie. Non c'è finita. È una bella scogliera. Quindi 6 ultra e 7 super. Tanto le ultra. Prendi un attimo, Max. Prendi un attimo. Cioè, le ultra imbarazzanti sono letteralmente uguali. Cioè, le due colonne. E noi non le abbiamo mischiate le colonne. Le due colonne sono letteralmente uguali. Assurdo. Davvero? Veramente assurdo. A livello di ultra. A livello di super, no. Certo che potete. Allora, se erano uguali, potete andarci due droppe a questo punto, no? A livello di super, no. C'è queste due uguali. E poi io ho la versione caos e tu hai la versione normale del cavaliere. E tu hai la medusa. Ok. Va bene. Io direi che questo video può terminare qua. E con Max che mi fa l'eco. Io vi invito, anzi vi invitiamo a lasciare un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Okay. Oggi Max sta un po' dormendo. No, non ho fatto finché. Ma sono una fanciulla sonnata. Sei una fanciulla sonnata. Visitate sempre la pagina Instagram che lascio nella descrizione. E detto questo, noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!